Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Allora, siamo di nuovo su Sims 4. Francesca è già disagiata di suo. Eccola. Che è successo? Che le è successo adesso? Ah, l'ho mandata a correre perché ho visto che stava diventando una grassona. Ah, per la fatica. Cioè, si è disagiata per la fatica e per la bevanda scadente. Ma vaffanculo. Scusate, eh. Allora, facciamole fare una doccia così si riprende. Anzi, gli facciamo fare un idromassaggio, così, in amicizia. Entra, vai. Dove sta? Ah, stava ancora facendo la corsetta. Nel frattempo è tornato Antonio con 800 dollari in tasca. Dobbiamo farlo aumentare di logica, ragazzi. Ci penseremo subito. C'è un problema, c'è stato un problema, nel senso che prima, nelle impostazioni c'era scritto vita del sim breve. Quindi i nostri sim sono già diventati in età adulta, ma adulta avanzata, sono già al limite dell'anzianità molto presto. Questo è un bene per la serie, perché questa doveva essere una specie di serie Flash. Ma non è un bene per il gameplay, perché a tutti gli effetti io sono arrivato con i due che stanno per diventare anziani e che ancora non hanno raggiunto il massimo livello nella carriera, a parte Francesca, o il massimo, o ho avuto un figlio, e questo è una pecca. Mi dovete perdonare, non avevo visto questo discorso. Vuol dire che nostro figlio barra figlia arriverà alla giovane età con i genitori già tutti e due defunti. Ma andiamo avanti, proseguiamo. Allora, siamo al parco, stiamo giocando a scacchi perché Antonio ha bisogno di aumentare il livello di logica, cosa che sta per succedere a tutti gli effetti, ma a quanto pare è un po' lento. Eccolo lì, livello 6 nell'abilità di logica e guardate infatti che adesso ci ha raggiunto tutte gli obiettivi per aumentare di livello nella carriera. E quindi facciamo vai a casa pure tu. Basta giocare a scacchi. Anche il livello di logica di Francesca è avanzato. Oh, ma io ho detto basta giocare a scacchi. Ah no, forse finiscono sta partita e se ne vanno. E vabbè, vediamo di mentre finiscono la partita. Nel frattempo si è fatta notte. Dobbiamo andare a casa, ragazzi. Scusate, però. Domani si lavora, martedì e lunedì, voglio dire. Ma scusi! Ma vattene a casa! E che cos'è? Dai! L'hanno lasciata di cazzo quella lì. Mi dispiace un po', raga. Quella lì è rimasta così con un pugno di mosca in mano. Povera, povera. Vabbè, andiamo avanti. Arriviamo direttamente a casa. Ci saltiamo il caricamento. Eccoci a casa. Infatti, guardate, il nostro Antonio è diventato già anziano. Ha fatto i capelli bianchi. Mi è appena uscita la notifica che è diventato anziano. E niente, raga, purtroppo è andata così sto giro. Poi magari me lo rifaccio da solo per rifare la vita un po' più lunga. Allora, io a questo punto volevo cercare di avere anche un figlio. Che dite, sarebbe ora? Intanto mi sono messo in ferie. Guarda come corre, guarda. Spettegole. No, ma mi ero messo in ferie, scusate. Ma Francesca lo vogliamo pulire sto tavolo qualche volta? Niente, lei beve solo. Pulisci, pulisci, signorina. No, aspetta, sto facendo con Antonio. Eh sì, infatti. È triste Antonio, poverino. Anche Francesca è andata a lavoro. Vabbè. Questa non deve avanzare di carriera. Attenzione, 24 ore per pagare le bollette. Ma perché non le avevo pagate? Vai, paga le bollette. Minchia, 1700 dollari di bollette. Che cazzo stiamo? La regia di Caserta. Vai, corri un po' così ti rilassi. E dimagrisci anche. Pulisci dopo.
Ma dopo fai la doccia che sei puzzolente. Allora, ragazzi, anche il nostro Antonio è tornata. Cerchiamo di avere. È tornato. Cerchiamo di avere un figlio adesso. Perché, Antonio sta diventando anziano, voglio dire. Tac. Guarda lei come esulta. Ha lasciato pure lì il piatto da mangiare. Non so se poi lo scopriamo subito, se è riuscita la gravidanza oppure no. Senti la musica pure come cambia. La panca, eh sì. Farlo sulla panca è scomodo. Ti ha dato un cazzotto, si è sentito un tonfo assurdo. E niente, noi siamo qua a vedere questi due che si ingravidano. Quindi? Lei ride ancora. Beh, mi sa che non è riuscito, raga. Dovrebbe comparire qualcosa o sbaglio? Boh, ci riproviamo domani. Ah, rieccoci, ci riproviamo, vai, stavolta nell'idromassaggio. Oh. No, scherzo, lo facciamo nel letto. Vai. Non so, ragazzi, se dovrebbe comparire qualcosa che mi dice Francesca incinta. Ok, si sono addormentati. Però lui deve andare in bagno. Niente, non è comunque comparso nulla. Boh, non lo so, ragazzi, onestamente non mi dice nulla neanche nelle note. Cancelliamo tutto nel frattempo, che sennò qua si riempie la memoria. No. Che dobbiamo fare, raga? Proviamo veramente nella vasca idromassaggio. Però il problema è che Francesca adesso è addormentata e Antonio mi sa che è stanco. Sveglia, perché siamo bastardi. Olè. Ci siamo presi pure il giorno di ferie per fare sta cagata. Allora, fai. Cerca di avere un figlio nella vasca idromassaggio, vai. Proviamo nella vasca, vediamo se funziona meglio. Dov'è? Scusi. Dai, dove va? No, ma che fa? Mangia! Ma dobbiamo andare nella vasca idromassaggio. E niente, ha detto no. Che dobbiamo fare? Questo sta preparando un barbecue. No, no, dovete fare un figlio, ragazzi. Poi questo mi crepa. Vai. Roba scaduta sul tavolo. Signori. Oh, adesso vanno, guarda, guarda come va allegra lei. Guarda. Oppela. Beh, vabbè, qua parleranno sempre la stessa cosa, passiamo avanti. Ma cioè, questi si affogano quando copulano nell'idromassaggio, io non lo so. Ok, fontanelle, tutte quante, concentrato. E mi sa che qualcosa adesso è uscito. Adulta. Beh. Congolaia, Rangoya Umbix, Zanziba, Amoreggia. Bonza, Facciamo amoreggia, va. Peru, Bonza. Vediamo se un po' di coccole dopo riescono a farla diventare. Guarda, piccioncini. Ma non vi vergognate, ma lui ci avrà 60 anni, mi scusi. A fare ancora ste cose. Allora, questi sono i desideri, i capricci. Aspetta, aspetta, aspetta. No, ancora niente. Anche perché compare ancora fai fichi fichi. Vediamo se però esce, cerca di avere un figlio. Eh sì, c'è. Quindi ancora. Ancora ci lecca, ragazzi, abbiamo dei problemi di fertilità. E vabbè. Dai,
Dai, ci riproviamo il giorno dopo e vediamo se stavolta va a buon fine. Cannot. Kinnatch. Gibbs cannot. Olè, Antonio si è dilettato Yeah, nella quasi. cucina. Francesca che guarda. Allora. Vomita, perché vomita? Ah, è a disagio, ha mangiato qualcosa? Ma scusami, se vomita allora è incinta. Sì, cazzo! E allora non lo diceva subito, forse. Si mangia per due e quindi ci siamo riusciti, ragazzi, l'abbiamo ingravidata. Allora, com'è brutto sto termine? Scusate, Francesca è incinta e quindi dobbiamo adesso preparare la casa per il nuovo arrivo. Non so se effettivamente arriverà dopo 9 mesi, ma non credo, raga. Cioè, sarebbe troppo realistico. Credo che dopo qualche giorno già inizi. Nel frattempo sta mangiando, ovviamente. Dobbiamo iniziare a far preparare roba a profusione a Francesca, perché a quanto pare lei mangia per due, ovviamente ingrasserà più di quello che è. Vai, vai a correre tu. No, pulisci, scherzo. Va direttamente fuori a buttarla, grande. Va bene, ragazzi. Allora, con questa bella notizia di Pargoli, noi ci lasciamo qui. Mi raccomando, lasciate un like al video se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, lasciatelo comunque. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video settimanali. Un bacione, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.